E buonasera, cominciamo subito e non perderei tempo per chiedere al ministro. Ministro o ministra, mi dia anche quest'altro parere autorevole, perché come ritengo. Va bene, allora facciamo ministra, diciamo, come vuole ormai il mainstream, come lo chiama qualcuno. Io vorrei partire dal tema, vorrei stare in tema, non vorrei, poi ho tante cose da chiederle e tante curiosità, questioni politiche importanti, però vorrei partire proprio dal titolo del nostro incontro, cioè sicurezza e integrazione. Perché qui forse c'è una premessa utile da fare prima di entrare appunto nello specifico, no? Per molti anni, soprattutto gli ultimi anni, queste due parole che secondo me stanno molto bene unite da quella E, sono molto complementari, però negli ultimi anni invece sono state considerate poco complementari, anzi sono state messe persino in contrapposizione. Si è ragionato di sicurezza come se l'integrazione fosse in sé una minaccia, quantomeno potenziale. Io appunto credo, ho sempre pensato che l'integrazione è anzi forse il pilastro di qualsiasi politica di sicurezza, perché se non c'è una politica di integrazione è sciocco, è presuntuoso aspettarsi che possa esserci una piena sicurezza. Ora le voglio chiedere se condivide questa riflessione e poi ovviamente entrando nello specifico le vorrei chiedere se a suo giudizio le modifiche che sono state fatte ai decreti sicurezza varati nel governo precedente sono sufficienti per riportare, diciamo, in armonia queste due parole così, così spesso messe in contrapposizione negli ultimi anni. Grazie innanzitutto per l'invito. Ormai è diventato, diciamo, usuale per l'anno scorso l'abbiamo fatto fuori però. Sì, io condivido esattamente quello che diceva lei, cioè il problema dell'integrazione è strettamente collegato alla sicurezza, perché noi dobbiamo operare perché coloro che sono in Italia, che arrivano e che poi per i quali poi si fanno tutte le procedure, poi vengono integrate, cioè si devono sentire parte di una società, questo sicuramente, tant'è vero che noi stiamo operando anche tramite la consulta per l'Islam, che io ho riunito ormai, adesso tra poco faremo un incontro con l'ANCI proprio per alcune richieste specifiche che ci hanno fatto, e nel prossimo mese di ottobre faremo l'incontro con i rappresentanti delle varie comunità. Certamente il decreto, a me piace chiamarlo il decreto immigrazione, quello che noi, perché noi abbiamo operato soprattutto sui temi dell'immigrazione, ampliando alcune categorie di aventi diritto, perché c'è stato il rischio a un certo punto e siamo dovuti intervenire con provvedimenti amministrativi durante la pandemia, quando parte di migranti che non avevano diritto più a stare nei centri di accoglienza proprio a seguito dei provvedimenti emanati precedentemente, per la pandemia abbiamo ritenuto invece di avere un momento di attenzione anche per le nostre comunità, perché altrimenti erano sui territori e non li trovavamo, ecco, per le strade, erano un po' diventati invisibili, e quindi abbiamo adottato dei provvedimenti per cui abbiamo previsto la possibilità che potessero essere sia pure temporaneamente rimessi nel circuito dell'accoglienza. Il problema dell'immigrazione è un problema strutturale, questo vorrei dire, non è un problema congiunturale, su questo non c'è alcun dubbio, e quindi è difficile parlare dell'immigrazione se non si fa un quadro generale di quello che è la situazione anche geopolitica, economica dei vari paesi. Perché parlare soltanto dei singoli arrivi o degli sbarchi, che sicuramente sono aumentati, perché
perché già quest'anno abbiamo 45.000 arrivi e l'anno scorso poi alla fine dell'anno erano 34.000, ma non è che dipende dalla Lamorgese che li fa arrivare, diciamo è un problema un pochetto più complesso. E allora qual è il problema? Si tratta di portare avanti un discorso che io da più tempo, da quando sono diventata ministro dell'Interno e quindi con grande onore ma con grandi oneri che cerco di assumermi in toto sulle mie spalle, io quando vado in Europa quello che dico sempre è che l'Europa si deve sentire, cioè tanto esiste l'Europa se poi concretamente opera per aiutare i paesi che si trovano in difficoltà. Noi abbiamo fatto un G7 recentemente, sabato era a Malaga. I problemi che ha l'Italia sono problemi che sono stati che anche gli altri paesi vivono, perché noi a Malaga eravamo i paesi del Mediterraneo, quindi con la Spagna, Malta, Cipro, Grecia, anche loro hanno avuto arrivi consistenti. Perché? Perché la situazione intorno a noi è una situazione complicata, quello che avviene nel Mediterraneo, d'altra parte lo riconosce anche a livello europeo la commissaria Johansson, l'alto commissario. D'altra parte con la Johansson noi siamo andati più volte in Tunisia insieme, e io dall'inizio ho detto che quello che era importante fare l'importanza sulle frontiere esterne, quindi operare come? Con rapporti di partenariato con gli stati che stanno dall'altra parte del Mediterraneo. E io tra l'altro un rapporto costante con la Tunisia, perché non dimentichiamo che di questi 45.000 arrivi di quest'anno circa 17.000 sono dalla Tunisia ed è un numero consistente, però teniamo conto che la Tunisia è in una grave crisi politica. Proprio stamattina mi pare che è stata nominata, c'è la Presidente del Consiglio che dovrebbe essere una donna, un ex ministro, così leggevamo sulle agenzie, però devo anche dire che con la Tunisia, nonostante la difficoltà politica, economica e sociale che loro hanno nel loro paese, abbiamo ottenuto, devo dire, dopo tante interlocuzioni, dopo tante incontri da remoto e in presenza, ma nonostante le loro difficoltà siamo riusciti finalmente ad attivare una linea dedicata, nel senso che noi in collegamento diretto le nostre forze di polizia si mettono in contatto con le autorità competenti tunisine proprio per evitare che ci siano queste partenze, perché poi vi devo dire non è la Libia, il discorso è diverso, ma in Tunisia, la Tunisia per noi è un paese sicuro, quindi è stato fatto un decreto interministeriale, così come anche il Marocco è un paese sicuro, ieri ho incontrato l'ambasciatore marocchino, e allora loro hanno compreso le nostre difficoltà, ma hanno compreso anche perché sanno che c'è questo importante intervento anche dell'Europa, perché i partenariati sono necessari, perché le risorse che poi vengono destinate a quei paesi servono per rilanciare l'economia di quei paesi, e quindi loro hanno compreso bene che il contrasto al traffico di esseri umani deve essere un contrasto serio, e devo dire che a seguito di questa linea dedicata che è partita il 25 di agosto abbiamo avuto le prime due settimane, abbiamo dovuto limare ovviamente, quindi io non ho dato neanche notizia
perché le cose vanno fatte e vanno dette dopo, quando cominciano a funzionare, non sono per gli annunci, perché non è nel mio essere parlare e poi non avere invece la concretezza dei fatti. Dopo due settimane abbiamo cercato di aggiustare il tiro, c'era un numero, per esempio un'email che era stata data che invece non era quella giusta, e allora io mi ponevo il problema: ma perché non rispondono e perché non intervengono quando noi comunichiamo che stanno? E allora, interloquendo con il ministro incaricato, ministro dell'Interno incaricato, che conoscevamo anche da prima, siamo riusciti finalmente ad avere dei risultati, perché negli ultimi 15 giorni sono arrivati 400 persone a fronte dei precedenti 15 giorni, che ne sono arrivati circa 1700. Quindi c'è stata effettivamente una riduzione notevole, perché c'è un'attenzione. Perché ovviamente voi pensate un poco che hanno arrestato in Tunisia il governatore di Sfax, che è una delle principali, dai principali porti da cui partono i migranti. Il governatore, che era quello che doveva garantire la sicurezza, invece evidentemente era quelli che poi li faceva partire. Quindi vi dico com'è la situazione concreta. Non solo questo, quindi con grande impegno, e se noi andiamo a parlare con i tunisini, ci dicono che hanno recuperato 5.000 persone, e quindi a fronte di 408 che ne sono arrivati negli ultimi 15 giorni. Non solo, proprio per far comprendere come c'è l'interesse loro di collaborare con l'Italia, con l'Europa, di dare un segnale all'Europa, adesso abbiamo, anziché due voli di rimpatrio, abbiamo tre voli di rimpatrio, con disponibilità a farci il quarto volo quando noi siamo pronti ad avere coloro che devono tornare indietro, sempre che non fanno richiesta d'asilo, perché poi tante volte noi li portiamo ai voli e in quel momento ti fanno la richiesta d'asilo. Noi abbiamo una procedura accelerata sicuramente, però fa sì che poi il volo non è pieno, perché dopo tutta la procedura poi viene ridotto. Quindi voglio dire che il problema dell'immigrazione è un problema anche difficile, assolutamente, è un problema che si presta ovviamente a varie interpretazioni, però un problema è che necessita di un'attività costante, un'attività a livello diplomatico, a livello di rapporti, e guardate che non è che si risolve con la bacchetta magica, questo certamente, perché è molto più complesso di quello che si vuol far intendere. E allora io ritengo che l'Europa deve fare presto, deve intervenire sul Mediterraneo. Ecco, ministro, deve intervenire... posso permettermi, perché su questo, prima di arrivare da Biffoni, lei nel corso della trattativa sul nuovo patto per l'immigrazione, che diciamo è in discussione e deve essere approvato, ha usato anche delle parole severe nei confronti dell'Europa, perché ha detto molto chiaramente che bisogna coniugare solidarietà e responsabilità, e ha fatto capire che ci sono dei punti di questa trattativa che al governo italiano non vanno bene. Ci può spiegare esattamente a che punto siamo e perché l'Italia è scontenta di questa trattativa? Allora sì, la trattativa sta andando avanti da un po' di tempo e adesso noi avremo il semestre europeo-francese, dove certamente si cercherà di dare un'accelerata. E allora l'incontro che noi abbiamo avuto a Malaga è proprio per mettere un punto fermo, perché a Malaga ci riuniamo Med 5, sono i 5 paesi del Mediterraneo che hanno più o meno gli stessi problemi per la migrazione. E allora noi diciamo, non voglio dire che ci contrapponiamo a Visegrad, ma insomma la finalità è quella di avere una nostra forza contrattuale da portare in Europa.
Europa. Cos'è che non va, per esempio, per l'Italia e così anche per gli altri paesi? Là c'è previsto nel patto che vengono poi, possono essere messi nel circuito della redistribuzione coloro che hanno più del 20% di possibilità di riconoscimento della protezione internazionale. Voi considerate quest'anno abbiamo 17.000 tunisini, questi ci rimangono tutti a noi, cioè non, l'Europa non partecipa per niente. Allora questo non va bene, perché poi noi abbiamo chiesto anche che ci sia una redistribuzione obbligatoria. Abbiamo detto va bene, noi non possiamo, già noi partivamo dalla logica del pacchetto, cioè nel senso che tutte le norme dovevano essere valutate insieme, e nonostante ciò, proprio per dare l'idea di come noi siamo costruttivi, perché comprendiamo che c'è l'esigenza poi di arrivare a una conclusione, non si può dire sempre no, 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 tu poi devi trovare anche un punto di caduta, no? Allora noi già abbiamo fatto previsto che il regolamento EASO venisse stralciato dal testo del patto asilo. Adesso abbiamo detto guardate, vediamo almeno di trovare un numero diciamo di stati che non saranno mai tutte 27, perché ci sta una parte di paesi che non intendono assolutamente partecipare. Però quello che dicevo io a Malaga, noi poi se ci impuntiamo su una questione di questo genere non andiamo da nessuna parte. Allora noi quello che cosa possiamo chiedere? Possiamo chiedere che l'Europa comunque preveda che quelli che arrivano, anziché se ci sono dei paesi volenterosi, a un certo punto venga ridistribuito obbligatoriamente tra quei paesi che intendono partecipare, e gli altri avranno delle penalizzazioni. Allora su questo stiamo cercando di lavorare e di portare il contributo. Penalizzazioni di che tipo? Anche economiche, e in modo tale da portare un contributo per andare avanti nel processo di revisione, perché pensiamo che sia importante, però deve essere anche fatto in modo tale che non penalizzi i paesi di primo approdo, perché questo noi non lo riterremmo corretto, perché se andiamo a vedere certamente dal Mediterraneo sono i paesi che più di tutti vengono toccati da un fenomeno così importante, e poi teniamo conto che arrivano i barchini autonomi, sono quelli che sono sempre arrivati certamente in misura maggiore ora, però in misura maggiore perché la situazione geopolitica generale, avete visto anche l'Afghanistan che cosa è successo, ma quello che sta succedendo in Libia, quello che in Tunisia, quindi vediamo nel Sahel, quindi pensiamo in generale a tutto. E allora a questo punto dobbiamo avere davvero le idee chiare e soprattutto essere costruttivi, perché se noi portiamo delle proposte concrete per cercare di andare avanti, ma con il riconoscimento delle difficoltà che il nostro paese, l'Italia, come la Grecia e come gli altri dei Med 5, abbiamo, perché non dimentichiamo che, lo dicevamo l'altro giorno, che ognuno di loro ha avuto numeri che sono stati molto molto più elevati rispetto a quelli dell'anno precedente, considerate anche la Spagna, e nonostante che là parliamo di un'enclave, perché tante volte mi chiedono ma perché la Spagna li restituisce e voi invece non potete fare, perché là parliamo di Ceuta, Melilla, è un enclave, è diverso geograficamente, ma quando ti arriva il barchino e tu lo vedi che sono nelle acque italiane, ci sono le norme di diritto internazionale che noi non è che possiamo eludere, perché non neanche li puoi restituire indietro. Il problema è che dei numeri che noi abbiamo, noi ne abbiamo avuti moltissimi, diciamo che l'80% è arrivato con il barchino autonomo. Il problema è quello. Lei sa che un altro vulnus, o comunque un altro tema molto discusso, molto oggetto di polemica, è invece il nostro rapporto appunto con l'autorità libica, in particolare con la Guardia Costiera Libica, cui noi diamo dei finanziamenti nell'ambito di un patto, di un accordo sulla gestione dei flussi di immigrazione. Ecco, lei sa che, insomma,
molti dicono l'Italia e il governo italiano, i vari governi, questo non è certo una questione che riguardi solo questo esecutivo, è un tema di cui si discute ormai da anni, nell'occhio del ciclone c'è il fatto che numerose inchieste indipendenti, alcune anche con il timbro di autorità sovranazionali, dicono che insomma la Guardia Costiera libica o a volte è corresponsabile della gestione di flussi illegali, o spesso, questo ancora più acclarato direi, si rende responsabile di violazione dei diritti umani. Che cosa si può fare e che cosa lei ha in animo di fare per migliorare questi aspetti decisivi? Perché insomma noi ci teniamo al rispetto dei diritti umani nel nostro paese, ci teniamo, ne abbiamo parlato a proposito dell'Afghanistan e ovviamente dello sforzo generoso che è stato fatto anche per portare in Italia chi ha collaborato con le nostre truppe, con la nostra missione, però non possiamo certo chiudere gli occhi se poi queste violazioni avvengono insomma nel cortile di casa, nel Mediterraneo, e per di più da parte di un'autorità che riceve anche dei finanziamenti italiani. Su questo aspetto della Libia, anche con quel paese abbiamo rapporti, perché io sono andata più volte in Libia, perché lì c'è un governo nuovo, anzi la cosa importante è che si arrivi ora alle votazioni del 24 di dicembre, e per quello che l'Europa ora deve intervenire immediatamente con la Libia, con i partenariati, perché laddove non si dovesse votare in Libia si rischierebbe un altro momento di grave instabilità, con la Libia divisa in due tra Turchia, e assolutamente non è possibile una cosa del genere, perché abbiamo i russi da una parte e la Turchia dall'altra. Quando io sono andata in Libia e ho parlato sia con il ministro dell'interno, con Dibaiba, che è il presidente del Consiglio, loro ci hanno detto una cosa che secondo me è assolutamente così, cioè loro sono, a loro detta, dice, noi siamo vittime come vittima l'Italia, perché siamo un paese di transito, tant'è che nei nostri arrivi, se noi vediamo le nazionalità di libici, non ce ne sono quasi, sono tutti paesi migranti arrivanti dal subsahariani. Allora ci hanno chiesto di fare quello che era già previsto a suo tempo, anche dei sistemi per arginare gli arrivi nel sud della Libia, perché tante volte quando arrivano poi sulla costa, e noi abbiamo visto anche quanti morti purtroppo, perché con improbabili mezzi si avviano anche quando il mare non è in condizioni proibitive, quindi forse sarebbe bene chiudere, cioè cercare di arginare questi arrivi nel sud della Libia. Però in questo momento stiamo verificando se ci sono le condizioni di sicurezza per mettere in sicurezza quella parte del territorio. Devo dire che purtroppo l'attività delle milizie tante volte porta a questo traffico. Basta vedere gli ultimi arrivi, circa 600, più di 600 ne sono arrivati 3 giorni fa, dove poi è stata avviata l'azione penale perché il procuratore patronaggio, quindi con la DDA di Palermo, certamente ha ritenuto che ci fossero delle forme di criminalità transnazionale, perché da quello che ci risulta probabilmente non sono partiti tutti con una imbarcazione così grande, ma che poi questa imbarcazione così grande l'abbia poi presi e caricati tutto sulla imbarcazione. Allora là bisogna intervenire, perché questo davvero è gravissimo, perché andiamo davvero in un ambito di lesione di diritti umani,
perché c'è sempre il rischio poi che di incidenti gravi, e non è la prima volta a cui abbiamo assistito. E allora adesso è partita quindi un'attività giudiziaria proprio per capire quali sono i collegamenti, ritenendo che ci sia un'attività davvero che prescinde poi, è davvero transnazionale, quindi bisogna vedere quali sono anche i contatti che poi hanno portato a uno sbarco così importante, perché fino a quando arrivano i barchini con 20, 30, 40 allora sono in, ma quando arriva uno sbarco complessivo di 650 circa persone, allora vuol dire che c'è un sistema criminale. Certo non lo scopriamo oggi, questo sicuro, però adesso è partita un'attività giudiziaria proprio con riferimento a quest'ultimo sbarco. A proposito sempre di integrazione, Ministra, lei recentemente ha fatto una dichiarazione di consenso rispetto all'introduzione di una legge sullo ius soli in Italia. È un tema dibattuto da molti anni, per fortuna in Italia, per fortuna lo dico dal mio punto di vista, c'è un ampio fronte di persone, secondo me la maggioranza del Paese, che è assolutamente convinto che si tratti di un provvedimento non solo necessario ma soprattutto giusto, che mi sembra l'aggettivo più importante. Lei per quella dichiarazione ha subito degli attacchi, si è messa in moto insomma la solita macchina di propaganda digitale, qualcuna insomma adesso si è fermata per ragioni abbastanza note. Non le chiedo di nuovo cosa pensa, perché è stata molto chiara, però le voglio chiedere una cosa: ma perché in Italia c'è chi ha paura dello ius soli? Lei che idea si è fatta? Cioè è una questione di paura, di razzismo, prevale l'intolleranza, oppure davvero è semplicemente anche, come dire, la diffidenza verso qualcosa che non si capisce bene come potrebbe funzionare? Lei che spiegazione si è data? Perché questo è importante, no? Capire qual è il vero ostacolo per arrivare magari a una legge che sarebbe una legge di grande civiltà per il Paese. Io vorrei chiarire una cosa. Quando mi hanno fatto la domanda, perché era appena... cioè c'erano stati i nostri campioni che avevano avuto medaglie, ok? E allora io ho detto, ma allora lei cosa ha fatto? Non è che si deve pensare oggi che ci sono i campioni che hanno avuto le medaglie. Io ho detto semplicemente una cosa, che è il Parlamento che deve verificare che già nella precedente legislatura c'era stato un provvedimento e poi si è bloccato. Evidentemente ho detto, quando troveranno una sintesi a livello parlamentare tra tutte le forze politiche, probabilmente il momento potrebbe essere, visto che è una maggioranza ora allargata, si può pensare a valutare una proposta di questo tipo, ma in Parlamento. Certo, la diversità, quello che io penso, che il diverso è sempre una persona che ti allontana, che comunque sia ti può creare problemi, però non tocca a me dire quali sono le motivazioni. Io posso, essendo io ministro dell'interno, sono rispettosa anche delle regole parlamentari, quindi io ritengo che in quell'ambito debba essere trovata una sintesi il più possibile ampia, questo sì. Ecco, ne approfitto prima di tornare da Biffoni, dal quale mi piacerebbe avere anche una rapida risposta su questo punto, perché insomma c'è una grande anomalia in questo paese, ce ne sono tante a dire il vero, però insomma questa sicuramente è tra le più curiose. Cioè lei ha la sfortuna di essere un ministro che si ritrova ad essere molto frequentemente attaccato non dall'opposizione ma da un pezzo della sua stessa maggioranza, e credo, a mia memoria diretta e indiretta, un caso credo unico nella storia della politica mondiale. Ma insomma,
mi verrebbe di chiederle come lo vive, perché insomma francamente c'è da essere solidali per una situazione così, così anomala, però le chiedo, diciamo, credo sia più importante per il dibattito pubblico, in che modo secondo lei può essere superata questa situazione che sicuramente crea, diciamo, delle tensioni all'interno della maggioranza, suo malgrado ovviamente, perché insomma non si può dire certo che lei faccia qualcosa per alimentarle queste polemiche, ma si è parlato anche di un incontro con Salvini, non l'ho detto perché era talmente scontato, diciamo, non ho fatto il nome, ma insomma è ovvio che parliamo di Salvini e della Lega. Che cosa si può fare? Può essere decisivo un incontro? Abbiamo letto che questo incontro è stato congelato in attesa magari di momenti migliori. Che cosa si può fare per uscire da questa situazione? Oppure, diciamo, c'è da, come dire, da rassegnarsi a questo cicaleccio quotidiano? Guardi, io le dico una cosa, che come lei mi ha chiesto come ho vissuto questi mesi, sono stati mesi complicati, ma complicati a parte per quello che mi veniva riversato addosso, complicato per la gestione di un problema, come dicevo io, complesso, quindi allora avere una serie di manifestazioni contro, diciamo, certo non è piacevole. Mi sono chiesta anche in che cosa, cos'è che non ho fatto. Però devo dire la verità, io ho trovato che, ripercorrendo anche questo periodo al Viminale, teniamo conto che io ho esperienza in questo ambito perché l'ho fatto per 45 anni. E pensate che nel 2010 io ero commissario profughi e Rom per il Veneto. E quindi voglio dire, sono problemi che ho sempre vissuto e ho cercato sempre di affrontare con l'equilibrio che è necessario per devi avere la mente fredda per non farti prendere dalle tensioni che inevitabilmente si possono verificare. Io tra l'altro con Salvini ho sempre detto, manifestato anche di essere sempre disponibile a un eventuale incontro, quindi probabilmente prima o poi si farà, non so dire. Per adesso abbiamo dei risultati che abbiamo ottenuto, che rivendico in toto, che sono quelli della Tunisia, perché vorrei dire che la Tunisia è un paese molto rigido, nel senso che non ha mai permesso anche delle modalità di rimpatrio più flessibili, perché perché anche loro ci dicono che devono poi rispondere ai propri cittadini. Però devo dire che, avendo dato questa grande disponibilità, vuol dire che tutti gli incontri, tutte a livello europeo, a livello bilaterale, hanno dato risultati. E per me quello che conta poi sono i risultati. Quando poi mi si dice ma sono arrivati 45.000 persone, ma anche negli altri paesi è aumentato il numero dei migranti, perché è un mondo che sta cambiando intorno a noi. Allora, bisogna avere una visione più generale che non il singolo, i numeri perché vanno letti e vanno spiegati. Se poi uno legge solo i numeri senza sapere tutto quello che c'è dietro, è facile dire. Quindi io penso di aver fatto davvero tutto e di avere un ottimo rapporto anche con i miei colleghi europei, e insieme siamo portando avanti quello che è una linea comune di noi paesi più esposti. Grazie. Bifoni, sullo Ius Soli le chiedo di essere molto rapido, anche perché la sua posizione è sospettabile, quindi le chiedo davvero di parlare con uno slogan che magari può essere comunque efficace. Poi invece le voglio chiedere, De Capitani giustamente citava il PNRR,
E qui è interessante capire anche che cosa vi aspettate voi sindaci, relativamente al tema di cui stiamo discutendo in questo momento, dall'arrivo di questi fondi, che ovviamente sono una manna per tanti. Su questo terreno ci sono tante cose da fare. Le chiedo, insomma, lei che cosa si aspetta per il suo territorio? Allora, la brevissima battuta sul sole, io a costo di apparire noioso e ripetitivo, considero che la riforma del diritto di cittadinanza, perché di questo si tratta, dovrebbe stare dentro la riforma più complessiva del diritto del tema dell'immigrazione, cioè rifai il testo dell'immigrazione e ci infili dentro anche il diritto di cittadinanza. Come la penso, e questo diciamo la premessa prevista, come la penso è scontato, scusate, io provo, si prova a dire l'inclusione, si prova a dire l'integrazione, cioè tutto bello. Si punta, almeno nella mia esperienza, è una città un po' particolare, diciamo così, si punta molto sulle generazioni nuove, si prova a investire sulla scuola e poi ci si perde sull'ABC. Quello nasce a Prato, cresce a Firenze, nasce a Milano e gli si dice no, aspetta, te non sei cittadino fino a 18. E se siamo già persi per la strada, se già perso un pezzo, perché quello anziché creare affetto e relazione al suo territorio, creare le radici che poi lo fa cittadino, lo si respinge immediatamente. Io lo trovo, al di là della politica, insensato, proprio insensato, perché quelli sono cittadini qui, che sono nati qui, io non riesco a capire, gli si dice fin da subito te stai là. Però questo penso e spero che nelle forme che il Parlamento declinerà, con le modalità, culture, soli, nasce, troveranno loro il punto. Io penso sia una legge non ancora prima che di giustizia sociale, proprio utile per il Paese, sensata proprio per creare cittadinanza. Su PNRR, diciamo, io ne approfitto ancora una volta per dire quello che penso, lo dico molto chiaramente. Noi abbiamo un'aspettativa, tutti quanti, territorio, qui ci sono tanti amministratori, se si fa un rapido referendum, ognuno di noi potrebbe fare un lungo elenco, io ho fatto un elenco, 24 progetti già mandati, abbiamo fatto tutto quanto. L'aspettativa però che io ho, insieme a questi soldi, insieme alla possibilità di realizzare quei progetti, è anche che qualcuno finalmente si renda conto che se le regole rimangono queste e se questi rimangono gli strumenti che noi amministratori abbiamo, noi nel 2026 mi sa che la von der Leyen gli si dice guarda, non so come fare con questi quattrini, ripigliali. Lo dico proprio chiaramente. Allora io chiedo qui, l'ho detto al Presidente Mattarella, l'ho detto alla Presidente Casellati e io l'ho detto a Ministro Intello, gliel'ho detto tante volte, perché però lo ridico un'altra volta con uno slogan: date fiducia, diamo fiducia agli enti locali, ai sindaci. Queste regole bizantine, anziché combattere il malcostume, la corruzione, tendono invece ad appesantire un percorso e a rendere più facile l'inserimento di sostanze inquinanti in quel percorso. Allora io penso che sia arrivato il momento, proprio per poter spendere, con i tempi ci sono dati, almeno per quello che sappiamo, le risorse servono per far ripartire i territori, fare i grandi investimenti che servono alle comunità, il rilancio economico, tutte cose che sappiamo, provare a invertire anche una rotta che è stata quella in questi anni, lo dico complessivamente intesa, di sfiducia verso chi amministra, dell'idea che un controllo in più serve perché qualcuno potrebbe fare il furbo, l'ha detto, e io lo cito sommessamente dal basso della mia ignoranza, Sabino Cassese, in un'intervista, non mi ricordo a quale quotidiano, dicendo che effettivamente il percorso del codice degli appalti molto spesso è un po' troppo appesantito da un sistema che tende molto al controllo e poco al risultato. Ecco, io credo che una delle aspettative che ho, oltre a potergli spendere sul mio territorio, e a Prato, in Toscana e in tutto il paese, sia quello che finalmente questo ci serva per poter ripartire anche con un percorso che consenta a un amministratore di fare le cose con i soldi PNRR, fammelo anche con i soldi ordinari, perché con i dati che abbiamo noi, in 4 anni, in 5 anni, il tempo di un mandato di un sindaco, se siamo bravi e fortunati, tu fai una scuola, un paio di piazze. Perché i tempi di realizzazione sono in media 4 anni, così diventa complicato. Figuriamoci con un'occasione storica che noi abbiamo, che sono i fondi che ci arrivano dall'Europa, i fondi del piano di rilancio,
che può veramente cambiare faccia, cambiare volto ai nostri territori. Io credo che su questo, oltre all'aspettativa appunto del rilancio economico, della modernizzazione del paese, della capacità di dare ai nostri imprenditori e ai nostri ragazzi nuove opportunità, ci sia quello davvero di avere un'Italia più facile, un'Italia più semplice, che consenta agli amministratori, forse io non farò un tempo perché sono al secondo mandato, ma almeno a quelli che verranno dopo di me, di poter governare i propri territori e le dinamiche ci stanno sopra in maniera più lineare e più efficace nell'interesse della comunità. Abbiamo poco tempo e stiamo andando in conclusione, però forse Ministra, non so se voleva commentare queste parole di Biffoni, che insomma mi pare un allarme molto, molto sentito, no? Quello che ha lanciato. Il problema è anche le professionalità che non hanno i comuni, e quindi perché le risorse ci sono del PNRR, però bisogna fare non solo i progetti, ma avere anche chi li porta avanti. Ma lei da 1 a 10 quanto è preoccupata per questa situazione? Io sono abbastanza preoccupata, anche se so che i sindaci hanno tutte le potenzialità e la forza per andare avanti, e noi l'aiuteremo in tutti i modi, perché è un discorso che vale per il nostro paese, quindi non è il comune di Prato anziché il comune di il più piccolo Canicattì. Non è questo, si tratta di avere un'opportunità come paese italiano. Italia, e si tratta di non perdere questa opportunità, perché da questo poi verrà l'Italia del futuro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, e quindi noi queste risorse che abbiamo avuto ora con il sostegno del nostro Presidente del Consiglio, cioè abbiamo veramente un'opportunità unica, e su questo c'è l'impegno di tutti, per cui se qualcuno si troverà in difficoltà ci sarà certamente una parte dello Stato. Molti sindaci o ex sindaci, lei sa che insomma si sono molto lamentati nei mesi scorsi, è un tema non nuovo, della questione della responsabilità penale e contabile degli amministratori, che è un tema in effetti che tra l'altro non siamo nemmeno fuori tema, perché ha a che fare anche con la sicurezza urbana, con il territorio, la gestione del territorio. Io avevo capito che ci fosse allo studio un provvedimento per impedire che i sindaci, come credo giustamente chiedano, si ritrovino a rispondere, alle volte anche penalmente, di situazioni oggettivamente al di là delle loro forze, della loro volontà, delle loro possibilità. Ecco, su questo a che punto siamo? Allora, noi avevamo iniziato tempo fa, e con l'occasione saluto l'ex sottosegretario, che devo dire Variati, cioè, ovviamente. Che Achille Variati in prima fila. Achille, che era sindaco, presidente della provincia di Vicenza, e quindi quando ho avuto la fortuna di averlo come sottosegretario abbiamo pensato immediatamente di mettere mano a un gruppo di lavoro davvero di grandissimo spessore, che era presieduto dal presidente Paino, ma c'erano tanti professori di grandissimo rilievo, ed è stato consegnato una bozza di provvedimento da portare avanti. Adesso noi ce lo siamo rivisto, ci sono degli aspetti da portare avanti, altri forse da accantonare, però che sostanzialmente il lavoro è pronto, tant'è vero che proprio in settimana, quindi venerdì, mi pare che ci sia un primo incontro con il Ministero dell'Economia per verificare anche la compatibilità finanziaria. Poi faremo l'incontro dopo con l'ANCI, con l'UPI, e quindi vedremo. E certamente nel provvedimento, nello schema di provvedimento, noi abbiamo inserito anche delle disposizioni in materia
materia, diciamo, di responsabilità dei sindaci, e quindi vediamo poi come quello che uscirà alla fine di tutti gli incontri che faremo. Ma c'è l'obiettivo entro ottobre, novembre, insomma prima di Natale, di portare avanti il provvedimento. E la ringrazio. L'ultima domanda, giuro. Si è parlato molto del caso della vicequestore di Roma che è salita sul palco di una manifestazione anti-Green Pass, e diciamo adesso ovviamente oltre alle polemiche si vedrà quali saranno poi le sanzioni alle quali andrà incontro, credo inevitabilmente. Io ho letto, ma le chiedo anche se è corretto quello che ho letto, quello che mi è capitato sotto gli occhi, che ci sono circa 20.000 appartenenti alle forze dell'ordine non vaccinati. Io non so se questo è un dato che a lei risulta, e già diciamo avere un suo riscontro su questo mi pare importante, però anche non fosse questa la cifra, mi pare chiaro che il problema esiste ed è un problema notevole, perché come si fa, diciamo, a controllare barra sanzionare chi è proprio preposto a questa funzione, appunto ai controlli e alle sanzioni? No, i numeri non sono 20.000, i numeri che mi ha dato il capo della polizia sono circa l'8%, ma in questi ultimi giorni c'è stato un po' un incremento di coloro che hanno chiesto di vaccinarsi. Quindi i numeri non corrispondono a quelli che ha detto lei. Per quanto riguarda la vicenda della Schirillò, io ho ritenuto che fossero dichiarazioni gravi, però con il capo della polizia, perché l'attività diciamo dipende dalla struttura, quindi non è che dipende dal ministro, ho detto di valutare quelli in seno alla commissione di disciplina le eventuali responsabilità, e quindi è un'attività che viene svolta dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con cui ovviamente io mi rapporto quotidianamente su tutte le questioni, non su questo, e quindi su questo aspetto specifico.